Amici del Grande Calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazaku. Io sono Tatsuna in versione amichevole. Oh, amichevolmente approcciamoci alla conferenza stampa di Real Madrid-Napoli. Eh sì, Ci la prima stanno... amichevole stagionale che giocheremo. Ci sta Di Lorenzo, quindi... Abbiamo sicuramente un indizio per la formazione. Di Lorenzo ci sarà. Non se l'aspettava nessuno. E vediamo Mazzarri cosa file dice oggi. Vai, partiamo. Guido. Aiuta un po' a mettercelo. Aiuta Si un po' a sei mettercela. scordato come si mette in microfono. Vabbè, meno male che sa allenare quest'uomo, perché sennò veramente era isotta film out. È bella sta Jack. E no, è di Lorenzo, non è No, Jack. la giacca. O giù la film. Sensazioni, l'impatto, entrare in questo che è un Guai, tempio del Anicelli! calcio e come questa partita potrebbe diventare davvero la svolta di tutta la stagione, facendovi ritrovare la consapevolezza, l'orgoglio, la voglia di essere campioni d'Italia. Ma tanto buonasera a tutti, sicuramente le sensazioni sono positive, lo stadio è molto bello, sappiamo che domani avremo davanti una grandissima squadra, quindi sarà un test anche per noi per capire a che livello siamo e siamo pronti, insomma, abbiamo lavorato in questi giorni, seppur pochi, però siamo pronti per affrontare la partita domani, che sicuramente può darci uno slancio importante poi per il proseguo del campionato e della Champions League. Sì, sicuramente abbiamo, come ho detto, lavorato bene e siamo pronti per affrontarli. Già si sente l'effetto Mazzarri. In che senso? Una bella dichiarazione, una dichiarazione molto maniavantistica. Castillo libero para. Castillo Oliveros per Madrista Real. Domani affrontate il Real Madrid che viene con 8 infortunati. Volevo chiederti, non avete mai vinto qui. Se domani ti dessero la possibilità di scegliere un calciatore del Real Madrid per giocare con te, a fianco a te nella tua squadra, chi sceglieresti? Grazie. Ma allora, queste domande per Ah, cui i con tutto il giornalisti rispetto che sono... ho verso i calciatori del Real Madrid, comunque non cambierei nessuno dei miei compagni. Sicuramente sappiamo che hanno tantissimi giocatori infortunati, ma hanno una rosa talmente forte che scenderà in campo la formazione migliore. Però insomma, non cambierei nessuno dei miei compagni, ecco. Ovviamente questa dichiarazione da parte di Giovanni, contestualizziamola, è perché poi domani non giocherà Mario Rui, perché altrimenti ovviamente avrebbe risposto mi prendo Ancelotti al posto di Mario Rui, mettiamo sì. Ancelotti con la panza del terzino. Ragazzi, a quando era quotata la battuta su Mario Rui da parte di Tatsu? A niente. Ciao Giovanni, Claudia Vivenzio di Ciao. Teleà. Una delle mosse vincenti di Ancelotti all'andata è stata la posizione di Bellingham, lui fortissimo, intelligentissimo a livello tattico, che galleggiava in zona tre quarti tra difesa e centrocampo. Vi ha dato molto fastidio. Vi chiedo se voi e il mister avete visto proprio questo aspetto, l'avete studiato e domani sarete preparati. Ma come ho detto, il tempo è stato poco, però abbiamo. Mi sto immaginando Bellingham che bracciolo che sta galleggiando. Poi a Di Lorenzo nello specifico non ha dato fastidio tanto la posizione, quella ha dato fastidio al lobo. Però Sì. vabbè. Qualche immagine anche della partita d'andata. Sicuramente questo aspetto è insomma, una cosa. Che è vero che ci ha dato fastidio, hanno tanti centrocampisti che diventano centrocampisti offensivi, quindi tra le linee dovremmo essere bravi ad andarli a prendere, a stare corti con i reparti per cercare di dargli meno spazio possibile, sicuramente.
Ciao Giovanni, sono qui. Rispetto, rispetto a come hai cominciato la stagione tatticamente, con l'arrivo di mister Mazzarri, hai di nuovo la licenza di andare a sovrapporti e andare a chiudere l'azione? Un po'... No, questa è bellissima! Cioè, questa è bellissima! Cioè, vogliamo veramente far credere questa cosa? Ma no, come si vogliono modificare i pensieri, la storia? Si deve prendere e si deve mettere i pezzi come li vuoi tu. Cioè, Di Lorenzo non ha mai segnato così tanto in Serie A, non è mai stato così tanto offensivo in Serie A con Garcia. Mo puoi ricominciare a fare le sovrapposizioni. Ti hanno dato la licenza come se gliel'avesse tolta, sì, qualcuno. E come l'ha fatto tutti quei gol e quegli assist Di Lorenzo? Scusami se non poteva arrivare proprio, non aveva la licenza. Come facevi lo scorso anno? Ma l'ho avuta sempre, anche da inizio anno con... Tu sei troppo buono, Di Lorenzo, l'avessi veramente, io prendevo la Gatorade. Con mister Garcia, sicuramente l'ultima partita sono riuscito a incidere magari nelle volte che sono sceso in proiezione offensiva, però questa è una caratteristica che ho cercato sempre di proporre durante le mie partite dall'inizio dell'anno. A me dispiace, ragazzi, perché io ho rispetto per la professione, ma sinceramente quando mi dicono noi allenatori, noi giocatori li prendiamo per il culo, ma se questo è il livello, cioè, ma ce ne andiamo conto, è come se tu fossi andato vicino a un centrocampista che da anni che fa doppia fase, dice, ma con questo nuovo allenatore adesso ti è concesso andare in avanti, cioè, ma non puoi, perché tu non hai mai guardato pallone, dice, mai, non fa una domanda del mai genere. Guardato Diego Plaza del Chiringuito. Diego Plaza del Chiringuito, nella partita nel Maradona hai dovuto lottare con Vinicius e con Bellingham sulla tua fascia, e credi che il fatto che non sia Vinicius domani sarà un sollievo, perché ti dovrai concentrare solo su Bellingham? Ma si domandi scemi e fanno a Madrid, non ci capito. Ma perché, scusi, non giocherà nessuno al posto di Vinicius? Cioè, quello che giocherà al posto di Vinicius lo lasciamo libero di svariare come vuole lui. Ma può essere che gioca Brahim, eh? Effettivamente. Wow. Abbiamo brutti ricordi con Brahim Diaz. Hanno grandissimi campioni, insomma, come ho detto è vero che hanno degli infortunati, ma scenderà in campo la formazione forte e dovrò stare attento a chi giocherà dalla mia parte, Bellingham, Rodrigo, non so chi giocherà, ma non sarà un lavoro soltanto mio, ma di tutta la squadra, dei reparti, di una maniera di difendere di tutta la squadra. ¿Qué tal, Álvaro Jiménez de Jugones? Viendo el partido de Álvaro Jiménez de Jugones, vedendo la partita che ha fatto Bellingham, non so se ti sembra il giocatore più in forma in Europa in questo momento. No, vabbè, non ce la faccio. È un grandissimo campione. Quello che ha sorpreso forse è l'impatto che ha avuto subito in una squadra importante come Real Madrid. È molto giovane, però ha già tanta esperienza e sicuramente dovremo stare attenti a lui come tanti altri campioni che ha Real Madrid. Ciao, buonas, Sergio Horas del Desmarque de... Sergio Horas del Desmarque di Mediaset, ci siamo visti. Ma con quanta voglia di vivere sta facendo la traduzione? Adesso nello stadio hai fatto molte foto, video, hai giocato. Cosa? Lo sottopagano. In campi molto grandi, importanti, non so se questo, Santiago Bernabeu, è per te lo stadio più imponente, più grande che hai visto nella tua carriera. Però tutte le domande dei giornalisti spagnoli sono autocelebrative, però capire, è affascinante perché almeno ci abbiamo una differenziazione tra le conferenze stampa, cioè, mentre tutte le conferenze del Napoli sono tutte parliamo della differenza adesso tra Mazzarri e Garcia, prima si faceva tra Garcia e Spalletti, adesso abbiamo aggiunto anche le domande del Real Madrid, come è bello il Real Madrid, come è forte il Real Madrid, come è bello lo stadio del Real Madrid, ci sta.
Sì, è la prima volta per me qui, lo stadio è bellissimo, affronteremo una grandissima squadra domani con l'atmosfera della Champions League e sarà bello da giocare, sarà una partita bellissima da giocare, facciamo questo lavoro per giocare questi tipi di partite, quindi sarà emozionante. Poi una volta in campo dovremo essere bravi a mettere da parte quelle che sono le emozioni e concentrarci sulla partita e su quello che dovremo fare. Eccoci Giovanni, nella partita d'andata ci sono stati quei 20 minuti nell'inizio della ripresa, qualcosa su cui avete lavorato, ripartire da quello, pressione alta, qualcosa che avete mostrato spessissimo nell'anno scorso, il mister ha detto che l'anno scorso le partite le ha viste come, si può ripartire da quell'approccio lì perché avete messo veramente in difficoltà il Real Madrid in quel modo? Ma la partita d'andata sicuramente è stata determinata da qualche errore. Alla continuità tecnica. Cosa? Perché stanno facendo riferimenti alla continuità tecnica? Parlano di questa cosa della partita che noi abbiamo fatto con Garcia. Mazzarri farà la sua partita con il Real. No, non lo so, sono continue frecciatine a Garcia queste domande. Nostro, come il mio sul gol di Vinicius o anche sull'altro gol, però penso che la partita è stata affrontata nella maniera giusta, col giusto atteggiamento. Sicuramente il secondo tempo abbiamo fatto la partita, l'abbiamo costretti a difendersi nella loro metà campo e è un aspetto da cui sicuramente ripartire, ma domani sarà tutt'altra partita e dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci lasceranno e cercare di limitare le loro qualità, che sicuramente sono tante. Edoardo Vidal per HSM Deportes. Sì. Edoardo Vidal, HMS Deportes, sei una figura... Sembra quel pasticciere, come si chiama? Lo chef famosissimo che fa i dolci. Vabbè, me lo scrivete nei commenti. È Gino Massari, mi sono ricordato. Partante. Cosa significa per te affrontare il Real Madrid al Santiago Bernabéu? Vabbè. Come ho detto prima, è la prima volta per me che gioco in questo stadio. Sarà bello, bello giocare questi tipi di partite. Ma come ho detto, poi dovremmo concentrarci sulla partita e non pensare al resto, insomma all'atmosfera che ci sarà. Sicuramente arrivare a giocare questi tipi di partite è molto... È molto bello dopo un percorso che ho fatto io, comunque avendo giocato in tanti campi, e arrivare a giocare al Bernabéu è una cosa molto bella che mi porterò dietro sicuramente. Hola aquí di Lorenzo, Marco Braojos. Marco Braojos di Afición Deportiva, volevo chiederti, questa vittoria, se domani vincete nel Bernabéu, vi può dare una spinta per quanto riguarda... Ma poi non ci capisco in spagnolo, sta facendo questa domanda. Se voi domani vincete anche la Serie A, grazie. Naturalmente trattiamoci tutti quanti insieme, 1, 2, 3, via. Okay. Le vittorie aiutano a lavorare meglio, affrontiamo questa partita comunque dopo la vittoria in campionato e che ci ha ridato un po' di morale, un po' di serenità che ultimamente magari avevamo un po' perso, quindi siamo pronti per domani per affrontare la partita nella maniera giusta e dovremmo essere una squadra insomma coraggiosa, anche perché quando affronti questi tipi di partite devi anche cercare di proporre e mettere in campo le tue qualità, quindi sicuramente questo è un aspetto su cui abbiamo lavorato e cercheremo di fare già da domani. Walter, Carlo Bianchi di Football Press, innanzitutto benvenuto. Grazie. In questo stadio. Il 4 di gennaio mister Spalletti ci disse che su 8 presidenti su 10 dicono ai propri allenatori che la cosa importante è arrivare fra le prime 4.
più per un discorso economico che per un discorso sportivo, magari rispetto a vincere una Coppa Italia, una Supercoppa e così via. Cosa vi siete detti quando tu hai firmato il contratto con il presidente che qui ci sta ascoltando? Che obiettivi vi siete dati? Indipendentemente anche perché qualificarsi agli ottavi di Champions dal punto di vista economico, ricordiamo che anche i 3 punti sono quasi 3 milioni di euro. Grazie. Legate alla partita, per favore. Ma guardi, col presidente c'è un rapporto, una stima che dura da anni. Quando mi ha chiamato è chiaro che in questo momento ha visto qualche difficoltà nella squadra, sapendo che sono uno che lavora molto sul campo. Intanto la prima cosa è ritrovare lo spirito e il gioco, quel gioco bellissimo che l'anno scorso ha permesso di vincere lo scudetto. Intanto ripartiamo da lì. Poi vediamo. Noi, io come allenatore, anche quando allenavo squadre più piccole, non mi sono mai posto limiti. Intanto ricominciamo a vincere. È andata bene a Bergamo e domani ci abbiamo questo test fondamentale in Champions contro una squadra, una delle più forti del mondo, è chiaro. Vedremo dove siamo arrivati, che progressi abbiamo fatto e poi ci aggiorneremo noi, ma non solo col presidente, con tutte le persone che lavorano per il Napoli, per il bene del Napoli, per far sì che questa squadra, questo club e questa città ritorni a fare quello che ha fatto l'anno scorso. Però vediamo un attimino, è inutile, sono arrivato ora, bisogna aspettare. Questa pubblicità era Mauro. Che tal, Carlo Sutraini? Sono appena arrivato, mamma mia, vi prego, è da inizio di stagione che sento gente che dice sono appena arrivato. Aspetta, fammi un attimo togliere il giubbino, devo passare le chiavi. Carlo Smutraghegno della Rimontada, il suo bilancio contro Carlo Ancelotti è 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Pensa che questa, diciamo, statistica può influire domani negativamente sulla partita? Alleno, non me lo so, me l'hai detto te, non ho capito se ho vinto io 3 volte, non ho capito. Vuol dire che ci siamo incontrati qualche volta, ma con Carlo c'è una stima incredibile da un punto di vista anche umano, è una persona squisita, è un grande allenatore e poi comunque non andiamo in campo io e lui, ci sono le 2 squadre che si affronteranno. Ah no? Non succede questo? Io pensavo che gli allenatori si mettevano a giocare a ping pong. No, giocano i calciatori, incredibile, ci ha dato una notizia Mazzarri. Quindi se si vince o se si perde a causa dei giocatori. Ma i calciatori giocano, incredibile, 22 giocatori totali dei titolari, perfetto. Più le riserve, incredibile. Invece no, io ero sempre convinto che da come ne parlano le varie tifoserie, da come ne parlano i giornalisti, pensavo che era proprio l'allenatore che si metteva là a giocare al posto di giocare. No, invece sei giocato. Grazie a Walter per averci ricordato questo dettaglio. Verranno e vedremo cosa succederà. Ciao Walter, è una partita che bisogna farla anche con un po' di faccia tosta o che bisogna anestetizzarla? Ma io credo che il Napoli l'anno scorso ha sposato il concetto del gioco, quindi se quando è possibile proviamo a rifare più vicino possibile appunto un gioco. Aspetta, facciamogli finire il concetto. Se quando è possibile proviamo a rifare più vicino possibile appunto un gioco di parole a quello che è stato fatto l'anno scorso sul campo, perché io che non stavo allenando, era un piacere vedere il Napoli in certe partite, proprio è stato un orgoglio europeo addirittura, non solo italiano. E quindi devo aiutare questi ragazzi a ritrovare quel filo conduttore, questa è la cosa che mi interessa di più. A Bergamo, soprattutto il primo tempo, abbiamo iniziato un pochino a rivedere qualcosa, e è chiaro che con test contro squadre come Real Madrid sarà più difficile, però ci proveremo sempre da ora alla fine del campionato. Ciao mister. Una domanda, questa partita va caricata o va anestetizzata per far sì che possa essere più probabilmente? Ma il Napoli deve pensare a fare il bel gioco. Oh, mamma mia, ti giuro, io sto imbazzendo, va giù, da un po' come Truad veramente sotto le sedi della Serie A a protestare a Gerza Capo, non ne posso più. Che comunque, dialettica orribile. Comunque posso dire, abbiamo da tutte le risposte di Mazzarri abbiamo capito cosa si sono detti De Laurentiis e Mazzarri nelle telefonate prima di arrivare.
cioè, devi riportare la grande bellezza, devi riportare il gioco. CSM Portes, negli ultimi giorni da quando ha assunto la posizione con il Napoli. Ma io, lei sa che ho 23 anni di carriera, ho fatto anche tempo fa la Champions, ho fatto anche l'Europa League con altre squadre, ho fatto tante cose, sono andato all'estero. Io sono uno che cerca sempre di avere nuovi stimoli. Qualcuno diceva che sono un po' invecchiato, ma da un punto di vista della testa e dell'aggiornamento credo di essere uno dei più giovani, uno dei più, come dire, a livello anche tattico, ho studiato il calcio, ho visto l'evoluzione, ho visto tante cose, cosa è cambiato. E questo allenatori che gli piace il calcio da sempre lo fanno, e io l'ho fatto in questo periodo, mi è servito e sono carico a mille per cercare di fare il meglio possibile per la mia società. Prego. Speriamo. Buonasera signor Mazzarri, Miguel Angel Lara e Marca. Volevo chiederle una valutazione su Carlo Ancelotti, sia come giocatore sia come allenatore. Guarda, cosa significa Ancelotti come giocatore? Come che giocatore, eccoci in porta a noi, scusa, Ucipa a Furcella. Non lo so. E invece tra Messi e Ronaldo chi preferisci? Per il calcio italiano, il calcio mondiale, e se lui la pensa come Mourinho, che il meglio allenatore e allenatore per il Real, oggi, domani e dopodomani. Grazie. Ma per l'amicizia che ho e la stima che ho, parto dalla fine, per me Ancelotti deve stare a vita qua, perché se lo merita, è bravo, è una persona squisita, oltre che un grande allenatore, se non sbaglio è il più vincente che c'è nel mondo in questo momento, quindi è inutile parlare di lui, si può dire solo bene, cioè, non saprei cosa aggiungere. Sì, eccomi mister, buonasera. Due velocissime. Intanto, che cosa significa per lei a livello personale tornare in Champions dopo tanti anni e probabilmente anche in maniera inaspettata? E poi come sta Osimhen? Allora, parto dalla fine perché Osimhen, ora poi ci parlo domani, di sicuro sta facendo progressivamente, da Bergamo ha fatto 25 minuti, vediamo se domani riuscirà a fare un tempo, perché poi c'è l'Inter, poi c'è la Juventus, un giocatore così importante non bisogna rischiare di farlo sovraccaricare e farlo infortunare. E quindi bravo, poi parlerò bravo con lui. Bravo! Guarda, oggi non un bacio. Dico medici, domani vedrò se parte dall'inizio o parte a partita in corso, in base a tante altre cose che devo valutare. Che mi ha chiesto poi? Ma guardi, io sono talmente, ormai a voi vi sembrerà strano, però fino ad ora io sono talmente, lei forse mi conosce, ha lavorato anche con me all'interno, io mi concentro sui giocatori, per me chi fa vincere sono i giocatori. Chi? La Scozzafava ha lavorato con lui all'interno, in che fatto senso? Un lavoro insieme, vabbè non inventiamoci cose. Dai. No, in che senso? Perché la Scozzafava ha lavorato per il Napoli. Non lo so. Ognuno sono i giocatori, e ora che sono qui o sono dall'altra parte non vedo l'ora, dato che stamani c'era brutto tempo, non si è potuto fare allenamento, spero di farlo domattina per dargli più possibile, in modo tale che la pioggia ci diano delle grandi soddisfazioni. Questo lo faccio da sempre, poi a 62 anni le emozioni, cioè, ne ho avute talmente tante quando ero giovane che ora sono normali, insomma sono cose normali. Ciao mister, Sergio Oras del Desmarque de Mediaset. Mañana juega contra su buen amigo. Domani gioca contro il suo amico Carlo Ancelotti. Non so se ieri o oggi ha avuto occasione di parlare con lui, se in qualche caso le ha dato qualche consiglio per quanto riguarda il futuro o quello che può succedere a Ancelotti come allenatore. Che a livello nostro professionale, prima delle partite, anche se fosse mio fratello, non ci sentiamo, casomai ci salutiamo domani prima con la stretta di mano, se ci sarà tempo parleremo dopo, per correttezza ognuno deve fare il meglio per la propria squadra prima delle... Allora che fai? A Bellingham lo fai giocare a Gelotti, invece tu Quara come... che cosa hai pensato? Mi immagino una telefonata... Vittor lo metti dal primo minuto o meno, perché devo capire se ha già mettere... legale, poi queste cose eventualmente, ripeto, le faremo dopo. Hola mister, aquí atrás Jorge Picón. Jorge Picón per relevo, andando avanti con la questione di Ancelotti, lei è un allenatore che ha avuto molta esperienza, cosa consiglierebbe ad Ancelotti, di rimanere nel Madrid o che accettasse la... Allora, il livello dei giornalisti mondiale a questo punto è eccezionale, fanno delle domande.
E mi ha fatto solo domande su Ancelotti, non sanno cosa chiedere a Mazzarri. Non sanno letteralmente cosa chiedere. Hai qualche consiglio per Ancelotti magari con la moglie, se, per non litigare tutti i giorni, con i figli? Offerta del Brasile, della nazionale brasiliana. Che quando me le volevano dare a me è meglio darle a un allenatore. Gli allenatori sanno loro cosa provano dentro una società, come vivono l'ambiente. È inutile dirgli a Carlo dopo l'esperienza che ha cosa deve fare. Secondo me, a vederlo di fuori, il club più importante, uno dei club più importanti del mondo è il Real Madrid, però ho letto anche che lui è talmente richiesto anche dalle nazionali, mi sembra il Brasile, sarà lui a deciderlo, non, nessuno può dare un consiglio a un professionista. Cosa? Non gliel'hanno appena detto, mi sembra il Brasile. Così che lavora nel calcio da tanti anni. Hola Gui, signor Mazzarri, Marco Braojos di Afición de... Marco Braojos di Afición Deportiva. Ma non ho capito, ma non ci Carlo sono più giornalisti italiani. Sì, due o tre sono arrivati, sì, solo Iannicelli non ha fatto la domanda a Mazzarri, che però Iannicelli, peraltro sono curioso di sapere se gli fa la domanda, perché ti dico una cosa, a Campania Sport ha detto che l'avrebbe fatta arrabbiare con la domanda che gli vuole fare. Non vedo l'ora allora. Speriamo che non l'ha pregata per Di Lorenzo. Ah, no. L'unico allenatore che ha vinto le cinque grandi serie e con più partite nella storia della Champions. Ancelotti è stato il massimo riferimento della vostra generazione, quindi dall'1 al 10 in che posizione metterebbe Ancelotti come migliore allenatore della storia? Ah, ma tu mi hai spiegato domani. Ma è la conferenza stampa di ritiro di Ancelotti? Che cosa? Diciamo questo... Ma veramente, come mai tutti questi domande su Ancelotti? La storia parla da sé, in questi casi sembra, ora io non lo so perché sono arrivato, pensavo a me, alla mia squadra, però mi dicono che Ancelotti è quello che ha vinto di più, non vorrei, quindi quello parla da sé. Se è il più vincente vuol dire che è più bravo, è più fortunato anche perché poi quando si vince, questo l'ho constatato anche sulla mia pelle, c'è sempre anche la fortuna di trovare gente che lavora in società con te, una società che ti permette di fare quello che sai far bene, insomma ci sono anche altre variabili, però Carlo ha dimostrato nel tempo. E poi, come tutti noi allenatori, ogni tanto anche lui ha avuto qualche incidente di percorso, ma ci sta. Però è un grande, è un top, è normale. Ben trovato Mazzarri. Dove è? Ah, buonasera. Ben trovato. Dove preparerà il Napoli? Cioè, dove ha preparato la partita, anche dal punto di vista tattico, per mettere in difficoltà questa squadra? Ma veramente fanno questi domande? Allora, ora ti spiego bene tutta la strategia di domani. Ma come fai a fare una domanda del genere? È normale che ti rida in faccia. Cremo, non dà fastidio l'allenatore che ti rida in faccia. Normale che l'allenatore ti rida in faccia se fai delle domande del genere. Che ha delle assenze, ma comunque, appunto, come diceva anche il capitano, è comunque una squadra che ha un organico di grande qualità. Voi dove l'avete preparata e dove pensate di poter fare male? Lo chiedo a Giovanni. No, come faccio a dirlo? È chiaro che domani, quando scenderemo in campo, vedremo. Primo, se quello che ho provato a trasmettere ai miei ragazzi si vedrà in campo. E poi vediamo anche se, quando avrò un po' più tempo, riesco a mettere qualche altra cosa. Domani sono curioso di vedere, per esempio, che la squadra sia corta, che sia bella compatta, che sia bella organizzata. Quello che in parte abbiamo visto il primo tempo di Bergamo, è chiaro, ripeto, a volte noi non si valuta il valore della squadra che abbiamo di fronte. Il Real Madrid, al di là che noi facciamo bene, è normale che ora come ora, sulla carta, è una squadra più forte, una delle più forti del mondo. Quindi dipende anche da questo. Vedremo domani. Mattina in Repubblica. Sì, buonasera. Buonasera. Cosa c'era in quell'abbraccio dei calciatori a fine partita a Mazzarri a Bergamo? Ma guardate, io credo di aver trovato un gruppo, un'empatia incredibile, sono ragazzi davvero bravi. Vedete perché Napoli, credo che da quando anche sono andato via io, ha continuato a fare risultati? Perché sono lungimiranti, hanno preso sempre giocatori che hanno veramente una serietà professionale, questo è merito del Napoli Calcio. Ho trovato uno spogliatoio di professionisti veramente bravi, di bravi ragazzi, e se un allenatore trova questo, tra virgolette, materiale umano, oltre che poi tecnico, è a metà dell'opera, veramente, si diverte, può esprimere. Non sempre nella mia carriera ho trovato spogliatoi così ben amalgamati con persone, al di là dei calciatori, professionisti bravi e seri. Per ora ho avuto davvero questa sensazione.
bello. Eccomi qua, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere, qualificarsi domani è un obiettivo, un'utopia, cos'è? No, guardi, io sono abituato, vi ricordate quando si è iniziato, perché quando siamo andati a giocare col Manchester City anche il presidente non era come ora esperto che tanti anni fa la Champions, tutti i ragazzi che avevano fatto la Champions quella partita erano all'esordio, tutti, andammo là con una super corazzata, vincevamo, siamo riusciti a passare il turno, abbiamo fatto delle cose. Io, questo è il bello del calcio, te non ti devi porre limiti, devi dare il massimo e sperare che tu riesci a superare veramente delle cose che all'inizio, così sulla carta, sembrano impossibili. Quindi non mi pongo veramente lì, spero sempre di fare qualcosa di speciale. Buonasera, sono qua. Sì. So che non, per queste esperienze, che non le piace fare spoiler sulla formazione, però le chiedo come ha visto Meret e se nelle sue corde di tecnico c'è eventualmente un'alternanza tra i portieri. Grazie. Allora, ogni tanto si fa una battuta, e non sono solo io, perché sono sempre io, perché gli altri vi danno la formazione. No, perché è una battuta, No, ma la battuta, tu gliela devi proprio battere in testa la battuta. Meret, ora vediamo, io credo che Meret, per quello che ho visto, è chiaro, io non devo disconoscere il lavoro di quello che è stato fatto l'anno scorso. Meret era il titolare nelle partite di campionato, poi vedrò strada facendo se nelle coppe o almeno nella Coppa Italia di sicuro giocherà l'altro portiere. Poi, ora come ora, è questo che ho sempre fatto in carriera, c'è un primo che fa il campionato e la Champions, e la Coppa Italia, se c'è un secondo all'altezza, la fa lui. Siccome il Napoli compete su tutte e tre le competizioni, bisogna farle bene, quindi di sicuro Gollini è un ottimo portiere, ha fatto bene anche con l'Atalanta, si è visto, quindi poi di volta in volta deciderò, soprattutto per quanto riguarda i portieri, chiederò molto al suo preparatore, che è lui che vive i portieri, più che personalmente. Quindi Alex è ancora il primo portiere. Possiamo rispondere alla domanda che si è posta, che si sono posti tutti quanti in questa settimana. Buonasera mister, Giovanni Russo, Teleclub Italia. Eccomi qua. Osimhen ha scritto sui suoi social dopo la partita con l'Atalanta: questa è mentalità. Quale deve essere secondo lei la mentalità del Napoli targato Mazzarri? Ragazzi, l'unica cosa che potete, avete visto, 4 anni sono stato qua, io di solito sento nella testa dei miei giocatori, no, oltre credo anche un po' di organizzazione, perché insomma ho fatto tante cose anche a livello tattico in certe squadre, in tante squadre che erano, se voi insomma, se andate a vedere la carriera ci pensate da solo. È chiaro che devo cercare di fare inculcare a questi giocatori, e soprattutto, dato che hanno fatto cose strabilianti, ritornare a essere quelli che sono stati l'anno scorso, almeno più vicino possibile, anche se l'ho presa in corsa e le variabili sono diverse. Buonasera, mister Héctor González della Cadena SER. Le quería preguntar. Volevo chiederle se, quando ha studiato il rivale Real Madrid, pensa che Jude Bellingham sia il giocatore più determinante, il miglior giocatore dell'Europa per questa stagione, se considera che Real Madrid è nel principale gruppo dei favoriti per vincere la Champions insieme al Manchester City. Cioè, hanno ripreso la domanda che hanno fatto a Di Lorenzo e ci stanno facendo ammazzare. Veramente, cioè, si divertono così i giornalisti di Real Madrid, si divertono a chiedere agli altri: ma vi sentite una merda rispetto al concetto del grande Real Madrid? Cioè, così si divertono i giornalisti del Real, buona a sapersi. Non si può fare una graduatoria, ci sono momenti e sono in forma, sono fenomeni, sono grandi giocatori, ma ce n'è tanti nel Real Madrid, non c'è solo lui, e non solo nel Real Madrid, anche negli altri club importanti. È chiaro che è un giocatore fenomenale e potrebbe anche essere quello che ha detto lei, o diventare, però aspettiamo un attimo. E poi, soprattutto poi, noi allenatori si pensa sempre che è la squadra che poi vince, non è mai il singolo. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Grazie a voi. No, che peccato. Gianni Cedi, sei bruciato la domanda per Di Lorenzo. Hai fatto un app a Campania Sport. Peppe, che cavolo. Volevamo un po' di Peppe. Perché gli voleva fare... Perché è questa... Allora, io che notoriamente, Peppe, permettimelo, non sopporto la sua alterigia, aveva ragione, perché se l'era presa ha detto: io non ci sto che Mazzarri mi dica che questa sia un'amichevole. E quindi voleva fare la domanda... Sì.
Ma secondo lei è giusto dire a dei giocatori di questo calibro che hanno vinto, che l'anno scorso hanno fatto la quarti di finale Champions League, che poi vadano a pensare che questa sia un'amichevole? Sicuramente avrebbe incontrato, chissà che brutta resistenza, avrebbe incontrato pure forse la furia di Lombardo e di Killa Duchem, là. Formisano, no, non era Formisano, Killa, vabbè. Tre Comunque. cavalieri. Quella è la cosa, secondo me era un'ottima domanda, anche proprio a livello contenutistico. Che, raga, ma i giornalisti devono essere anche così, perché sennò non serve a niente. Cioè, se il giornalista è diventato questo, cioè fare le domande, veramente a questo punto di vista stanno facendo scuola quelli del Real, le domande compiacenti, cioè le domande fatte apposta per far sentire bene il padrone della squadra e le sei giocatori. Ma che vuol Livello dire? delle domande di oggi in questa conferenza è stato imbarazzante, veramente Sì. imbarazzante. I madrileni sono No. riusciti a superare i napoletani e non era per niente facile, ragazzi Davvero, miei. eh? Ma vabbè. Ragazzi, questo video finisce qui. Fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento. Lasciate un like se il video è piaciuto. Iscrivetevi, attivate la campanella. Seguiteci su Instagram senza giri di parole. E condividete questo video con qualche vostro amico appassionato di calcio a cui potrebbero piacere i nostri contenuti. Così ci aiutate a crescere come canale. Aspettiamo la partita e forza Napoli! E non vi perdete il pre-partita che caricheremo subito dopo questo video.